Sentiamo adesso l'editoriale del nostro direttore Augusto Minghi. La soluzione dell'avvocato Minghi. Finlandia inaugura le sue montagne. Un milione forse più di persone hanno trasformato Piazza San Giovanni a Roma in una grande festa di democrazia attorno a Berlusconi. Che adorano quella tossina che immobilizza il muscolo e la ruga di espressione. Ricordo, è morto in Germania il polpo. Che essere pubblica, che può essere privata da Domenica 7 novembre, presso il mercatino di Via delle Repubbliche Marinare e il coordinamento Spiaggia Bene Comune, ha organizzato un banchetto per raccogliere fondi per finanziare lo studio legale di una proposta di legge popolare e le future iniziative. Ma la grotta è una sorta di bomba ecologica a cielo aperto. Invito a spegnere la telecamera, eh? Sospendo. Ma questa richiesta molto tempo fa è stata fatta. È stata protocollata dal consigliere degli amici di Berchellini. Un di colazione in testo alto presentato dal consigliere di Chini che fa favore per la sala. Cos'è la consulta? Sostanzialmente è uno strumento per dare voce ai cittadini e metterli intorno a un tavolo con le aziende che hanno impatto ambientale sul territorio e con le istituzioni locali e quelle di controllo. La parte dell'informazione e della conoscenza è la parte principale. Se non c'è informazione e conoscenza non si riescono ad avere dei diritti. Unica soluzione per salvare tutti quanti da sta sporca situazione. No, non li vogliamo, saggeggi infernali. Danneggiano l'ambiente, l'uomo e tutti gli animali. Dovremmo riciclare e usare i materiali e lasciar più spazio ad ambienti naturali. Senti, difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendo la mia terra, difendetela con noi. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Mai. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendo la mia terra, difendetela con noi. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Ha ragione. Ah, certo, lei è un fascista. No. Lei invece non è stato populista come te. No.